Quindi parliamo prima di cinema e teatro, vai. Beh, il fatto che Ennio abbia detto che sono una brava attrice già per me è un onore, visto che lui è un attore strepitoso. Francesca ha paura del microfono, hai sempre, comincia a scappare. Allora. Ha sempre questa cosa del microfono che... Era cadere di Chanel. Ma forse è meglio se me lo lasci. No, siamo qui in questo bellissimo posto, a Piazza Cavour. Molto bello. Sì, per il compleanno di Giorgia Viero, una bellissima serata, tanti amici dello spettacolo, che ti devo dire altro? Sono molto contenta, molto felice, bella serata, si è mangiato bene, una bellissima torta, a forma di labbra, giusto? Sì, conferma. Molto bella, conferma. E poi niente, facciamo parlare... Una mimosa, no? Uno stile mimosi, dicevo. Non lo so perché io non l'ho mangiata, perché... La linea! Allora, parliamo di calcio perché incombe, o vuoi parlare di cinema? Come vuoi. Di calcio. No, sono due argomenti che fanno parte della mia vita. Dello spettacolo. Il cinema, il teatro, lo sport anche, certo, perché io gioco da 33 anni nella nazionale calcio attori, insomma ormai è storico della squadra. Chi c'è anche nella nazionale? Raul Bova, mi sembra. No, Raul era con noi prima, adesso si è andato con i cantanti. Ma io ho visto, scusa, approfondisco questo discorso. Ho visto una partita delle Alpi, c'era cantanti contro politici, perché c'era Renzi che giocava. Sì, era una partita che hanno fatto un anno e mezzo fa. Sì, ma insomma, cioè, c'era Renzi che usciva per scherzare, presidente Renzi, scherziamo. Io ho un video, un'esclusiva, in cui Renzi esce e dà una pacchetta al sedere a Masini. E non ho mai pubblicato, ho detto no, ho paura, perché poi che succede se pubblico questa? No, scherzo. E niente, che deve succedere? Anch'io le foto con Renzi. Devi mandare. Ma Renzi, quando mi ha visto, insomma, è stato. Io ero con Franco, un amico che qua stasera, perché insomma lui, io sono toscano, lui è di Firenze, ma quando ci siamo visti 3 anni fa a Palazzo Vecchio a Firenze, Matteo ha avuto parole di simpatia nei miei confronti, ma non per tutto quello che ho fatto. Era un fan di quando facevo i ragazzi a Terza C, era un fan di Sapore di Mare, insomma, quindi abbiamo delle foto molto belle e dei ricordi piacevoli fatti con questo amico Franco che è qua stasera. Per quanto riguarda invece lo sport, sono attori, dicevo prima, la partita di cui ti rivolgi è un anno e mezzo fa, poi le nazionali vere in Italia sono due, i cantanti e gli attori, e facciamo partite benefiche. Noi facciamo prossima partita qual è? Adesso a febbraio ricominceremo, adesso non mi ricordo le date, poi facciamo il derby all'Olimpico, il famoso derby del cuore fatto dalla nazionale attori. E io ma l'anno scorso fu organizzata qui all'Olimpico, c'era Zico, no? Il Brasile. C'era Zico, cioè, ma sempre fatta. Quella era la partita del cuore. Sì, partita del cuore organizzata da Livio Locci con Fabrizio Rocca, che fa parte della nazionale attori, e dove io negli ultimi 3 anni all'Olimpico ho sempre arbitrato. Ah, tu hai arbitrato, quindi questa passione sportiva con l'ASI e... con un Zico un po' appesantito. Sì, ma io con l'ASI, che è un'associazione sportiva nazionale del CONI, io mi diletto da anni da fare l'arbitro di calcio nei campionati nazionali, quindi a volte quando sono in tournée cerco di fissare le partite, mi faccio designare per le partite dove sono in tournée in Italia, e quindi è un piacere, così cerco di mantenermi in forma, di avere sempre la mente e la memoria pronta, cerco di non sbagliare i nomi, e quindi cerco di fare sempre la mia buona figura. Complimenti. Passiamo al cinema. Qui abbiamo un'attrice che, come mi vede, forse perché so brutto, non lo so, si allontana col microfono. Scherzo. No, assolutamente. Volevo dire, tu prima qui hai parlato del ponte della via dove ci troviamo, Piazza Cavour, ministro, sai questo che cos'è, no? Sì, certo. No, qui c'è un ponte dove qualche giorno fa, il 1° gennaio, si sono buttati... Mister, come no, come ogni Mister anno. Okay. Mister OK si Mister chiama. Okay. Sì. Ci sei stato ogni anno. No, ho visto le foto e ogni volta rimango stupita, veramente, come si possa fare una cosa di queste. Ma poi freddo glaciale quel giorno. Ma anche i topi che ci sono, no? Sì, purtroppo. Credo di sì, belli grossi pure, no? A nuotare con i topi. Tra l'altro i video sono su canale 25, li trovate tutti quanti, ma no, un grande sono belli massicci pure, un grande fisico, un grande sportivo, coraggio. Un grande coraggio, assolutamente. Sì. Bene, allora chiudiamo con un pronostico, ormai qui i pronostici li ripetiamo 50 volte. Il pronostico lo farei innanzitutto Roma-Lazio e Napoli-Juve, vai. Beh, Roma-Lazio e Napoli-Juve, innanzitutto che siano due partite all'insegna della luminosità
come quella del nostro amico qui che se ci dà un po', se ti vedi un po', se ti vecchio, perché ci mette meglio. Abbiamo l'addetto alle luci che si è distratto. Detto alle luci, questa è straordinaria, perché cari amici da casa, se abbiamo un cellulare che ci sta mandando la luce, quindi è meravigliosa. Quindi speriamo che ci sia una luce migliore. La crisi si fa sentire. Una luce migliore, certamente questa, su queste due partite, ma data comunque con un grande cuore, che è quello che dà questo ragazzo. Senza dubbio, poi sarà qui davanti, ricompensato. Qui davanti veramente è immolato. Però non divaghiamo. Immolato, quindi... Torniamo al tema. Il tema dello sport per domani è una vittoria enorme da parte dello sport e quindi del tipo pulito. Perché ci debbano essere due serate, due partite in questa giornata, che alla fine domani sera si possa tutti gioire per aver visto uno spettacolo e non dover maledire o piangere o andare soffrire sulla cronaca, insomma. Soffrire perché c'è una cronaca nera, questo è quello che... va bene, allora, quindi... Io pronostico invece un pareggio. Delle due squadre, perché nel mio cuore c'è un pareggio, nel senso che secondo me sono sia la Lazio che la Roma due squadre meravigliose, con dei grandissimi calciatori, dei grandissimi professionisti, e quindi chiaramente che vinca il migliore, però nel mio cuore c'è già un pareggio. E poi faccio un altro pronostico, di lavorare insieme a loro. E là là. Io mi onoro di la Francesca Staiano di fare qualcosa insieme, un film o un programma televisivo o il prossimo teatro, chi lo sa. Però se la memoria non mi inganna, perché tu hai iniziato a lavorare negli anni 80, giusto? Quando ero ragazzino. Sì, io ho iniziato nell'81, fino 81, esatto. E poi con Sapore di Mare. Hai partecipato, se non erro, anche a parecchi talk show di calcio, no? Ma io vado poco in televisione, per ci una andavi mia prima. Prima ci andavi non più. Sono andato a volte, insomma, a parlare, ma non vado molto. Vedevo che ti appiccicavi, mi sembra, no? Ma cioè, io sono un fan degli arbitri, quindi il mio, tra l'altro, se devo fare un augurio, esatto, lo faccio adesso, lo faccio a Orsato domani, che arbitra domani. E vorrei dire, perché vedi, spesso tutti parlano del calcio, ma non conoscono le regole. Io domenica scorsa sono stato ospite della Lazio a vedere Lazio-Sampdoria, e quando io vedo che due volte il pallone sul fuorigioco, il pallone quando si batte in area deve uscire dall'area, e quando due volte i giocatori della Lazio battono il pallone che non esce dall'area e l'arbitro è costretto a farli riprendere, e non conoscono una base delle regole, che è questa, che è la minima, è grave. Questo ci fa capire il tutto. E quando poi vedo gli ex arbitri che vanno a fare i moviolisti, lo fanno solo perché sono asserviti, perché guadagnano per le televisioni, perché il loro compito è fare polemiche per fare l'ascolto. E perché deve fare l'ascolto? Perché chi deve stare a vedere un programma e poi commentare, chiaramente deve fare polemica, quindi devono discutere. Certo. E quindi, e chi è che discute? Chi non ha altro da fare? Se quel da sera invece stare allo stadio o stare lì, avesse una bella donna o un bell'uomo col quale uscire e farci un meraviglioso momento di sesso, sicuramente ci andrebbe. Qui stiamo facendo un iperbole. Chi è che va a tifare? Tra poco arriviamo. Te lo dico la Toscana, chi è che va a tifare e a offendere o urlare? Chi non tromba mai? Esatto. E qui tra un po' arriviamo ad Adame ed Eva, tra un po', perché è il peccato originale. Papale. Benissimo, grazie. Prego. Perdonateci tutti i nostri lapsus. No, non c'è problema. Viva il calcio. Chiudiamo. Viva il calcio insomma. E che sarebbe fortunato i due ad avere. Speriamo. Grazie. Viva lo sport, qualsiasi tipo di sport, perché lo sport è comunione di cuori, comunione di cuori e felicità. Viva.